Ciao ragazze, bentornate! Il trucco che voglio proporvi oggi è stato ispirato ad un'occasione in particolare ed è il primo appuntamento. Ebbene sì, ho pensato a un trucco che possa andar bene per qualsiasi tipo di primo appuntamento, cioè per qualsiasi cosa voi possiate fare il primo appuntamento, una passeggiata al parco, un caffè, qualsiasi cosa insomma. E quello che ne ho tirato fuori è questo trucco. Vi faccio vedere meglio gli occhi al volo. E come vedete le labbra sono sempre molto naturali. Niente, questo è il trucco. Io spero veramente vi possa piacere e vi lascio al tutorial. Un bacione! Ciao! Come primo colore per il nostro trucco scegliamo un rosa molto chiaro. Io scelgo questo rosa pesca e con un pennello come questo, che come vedete è molto folto e morbido, lo andiamo ad applicare su tutta la palpebra mobile. Come secondo colore scelgo un rosa più scuro come questo. Ovviamente a vostra scelta potete decidere di realizzare questo trucco più sui toni del marrone e quindi magari scegliere un colore che possa essere più simile a questo, cioè un marroncino. Io scelgo invece appunto dei colori più sul rosa e quindi vado ad applicare l'ombretto che vi ho fatto vedere 2 minuti fa. Lo vado ad applicare con un pennello come questo, che è molto simile a un pennello da eyeliner, vista la forma, che è triangolare, però è più folto ed è molto morbido. E lo andiamo ad applicare all'interno della piega dell'occhio. Prendiamo poi un ombretto color crema satinato, oppure potete scegliere anche un color crema che sia matte, e con un pennello a penna come questo lo andiamo ad applicare nell'angolo interno dell'occhio per illuminare lo sguardo. Come avete visto, non ho applicato nessun ombretto lungo la lima inferiore dell'occhio. Questa è stata una mia scelta perché volevo un trucco molto naturale per un'occasione speciale come questa. Però potete scegliere comunque di applicarne uno. Io vi consiglio in questo caso di applicare magari il colore della base, così che comunque si possa mantenere questo effetto molto naturale. Con lo stesso color crema con cui abbiamo illuminato l'angolo interno dell'occhio, andiamo ad illuminare anche la nostra arcata sopraccigliare e utilizzo il pennello folto che abbiamo utilizzato prima. A questo punto potete decidere di terminare il vostro trucco applicando il mascara, oppure potete scegliere di andare a definire ancora di più l'occhio applicando o una matita nera, come per esempio questa che è della Make Up For Ever ed è un kajal, pure applicando un eyeliner. Questo, come potete vedere, è di Zoeva ed è un grigio perla. Io applicherò un eyeliner nero. Ecco fatto. Ora non ci resta che piegare le nostre ciglia e applicare il mascara. Questi sono gli occhi finiti. Vi faccio vedere meglio.
Sulle guance applico un po' di questo blush della mia Sunpower Palette di Zoeva, che è un rosa tendente all'arancio. Non so se l'avete capito, visti anche i miei video precedenti, ma io adoro i blush che siano sul color rosa pesca. Non mi piacciono quelli troppo rosa o addirittura tendenti al marrone. Quindi scelgo questo e lo applico con questo pennello, che come vedete è angolato ed è molto folto e fa parte del Very Croc Set di Zoeva. Per le labbra scelgo di applicare questo, che è un lucida labbra di Estée Lauder ed è il numero 7, il Natural Plum. Questo è tutto ragazze, spero veramente questo trucco vi sia piaciuto e il tutorial vi possa essere stato un po' d'aiuto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!